Giovanni Soldini, 51, professione navigatore. Io ho cominciato ad andare in barca a vela da giovane perché ho voluto seguire un sogno. Tendenzialmente avevo in mente il fatto che mi piaceva molto viaggiare e la barca a vela mi sembrava un mezzo per viaggiare ideale, per una serie di motivi. Primo fra tutti che la barca non consuma e quindi in questo suo non consumare ti rende molto libero, puoi andare molto lontano anche senza avere grosse risorse, senza consumare benzina o gasolio che sia. E quindi ho incominciato per prima cosa sono andato a costruire una barca con un gruppo di altri ragazzi che ho conosciuto per la strada e poi con loro ho cominciato a navigare, a fare il marinaio. E poi non ho più smesso. Ma i miei maestri ispiratori sono stati molti, sono stati i navigatori del passato, i grandi navigatori sia del passato passato, come potevano essere, che ne so, Slocum, piuttosto che i grandi capitani dei Clipper, ma poi anche i navigatori moderni, sportivi, per esempio sicuramente i fratelli Malingri, Doi e Franco Malingri, sono stati forse i primi grandi navigatori oceanici italiani e quindi mi hanno fatto sicuramente, mi hanno spronato o comunque mi hanno dato un bel esempio. Nella mia vita la differenza l'ha fatta un sacco di persone che mi hanno dato fiducia, che mi hanno dato qualcosa a cui ambire in qualche modo, no? Mi hanno dato un grande esempio, però direi che non c'è una persona, ce ne sono varie, persone che magari ho incontrato anche nei miei viaggi, per esempio ho navigato il primo oceano, l'ho fatto con un grande capitano che aveva allora 73 anni, io ne avevo 16, per cui c'era un rapporto molto strano, lui parlava solo americano, io non sapevo l'inglese, quindi ho imparato l'inglese così facendo questo oceano insieme a lui, che mi ha peraltro anche insegnato a usare il sestante, quindi a fare i conti, la matematica, eccetera. È stata una persona che mi ha dato un sacco di cose. Ma come lui ce ne sono stati moltissimi. La cosa importante è credere nei propri sogni e soprattutto seguirli, perché la cosa peggiore che uno può fare è fare una vita che non gli corrisponde, per cui non bisogna aver paura di seguire se stessi e di seguire i propri sogni, anche se sembrano irrealizzabili. Ma io penso che la differenza la facciamo noi, ognuno di noi, partendo da se stesso innanzitutto e poi noi tutti insieme, che possiamo, se ci organizziamo, anche migliorare le cose, cambiare le cose, cambiare quello che non va e magari vivere in un mondo migliore.